un incontro, diciamo, iniziale, per poi poter comunque continuare. Abbiamo ancora tante cose, tante canzoni, tante... Quello che interessa a noi, e lo penso di avervelo fatto capire anche prima, è ciò che riusciamo a darvi. Perché nella vita, ripeto, c'è bisogno anche di questo. Sicuramente il Covid ci ha tolto tantissimo, ci ha tolto gli abbracci, ci ha tolto i baci. Sono persone che, come me, vivono di questo. Cioè io, se non riesco ad abbracciare una persona, a sentirla, è come se mi mancasse l'acqua, come se mi mancasse il respiro. Però sicuramente noi siamo grandi, siamo forti, supereremo anche questa. Perché si può amare anche con una lettera, si può amare con un messaggio, si può amare con una canzone, si può amare in tanti modi. Dobbiamo solo imparare ad amare un po' in modo diverso, difendendoci da questa cosa bruttissima. Però mi raccomando, non abbandonate gli affetti, perché quelli sono la cosa fondamentale della vita. Senza quelli là non andiamo da nessuna parte. Bisogna amare comunque a prescindere da quello che può essere questa cosa che ci allontana. Impariamo tutti quanti ad amare in modo diverso e avvicinarsi alla musica anche soltanto ascoltandola. Quindi voglio dire i nomi dei ragazzi, ci tengo molto, perché noi non siamo un gruppo, siamo una famiglia. Ci vogliamo bene, facciamo le serate in famiglia, balliamo, cantiamo, ci divertiamo. Io sono il padre di tutti questi ragazzi. No, lui è il guaio di tutti, guarda, sicuro. È quello che guaia tutti, perché se ferma mai... Vabbè, non faccio commenti, perché io sono a diretta interessata. Ok. Voglio iniziare con la fisarmonica, con il nostro Giuseppe Cristiano, il nostro maestro, che è bravissimo, è un insegnante perfetto, è un ragazzo educatissimo, è un bravissimo ragazzo. Ok. Poi passiamo all'organetto e alla fisarmonica di Claudio Moschella, me lo scordo sempre, Moschella, scovagnano e rode non niente. E anche lui è, diciamo, il clou, nel senso che con lui possiamo fare tutto. Come è un giorno. Balla, canta, suona, cioè per lui deve fare tutto, sennò fuori dal gruppo. Poi al clarinetto abbiamo Meluzio Nicola, che ieri ha festeggiato i suoi 18 anni. È il nostro vecchietto della compagnia. Ed è un anno che è insieme a noi ed è una scoperta ogni volta che facciamo qualche serata. Alle percussioni anche lui, giovanissimo, abbiamo Antonello Marco, che fra pochi mesi farà anche lui 18 anni. Anche lui è da poco che è entrato nel gruppo. Alle nacchere, alla voce, all'organetto e anche al ballerino Antonio Boccella, mio marito. Grazie di cuore, diciamo, è quello che trascina un po' tutto l'insieme. Io sono la rovina del gruppo, come si può dire. Poi al coro abbiamo Susi Rullo, abbiamo Giulia Pedruzzo, che non solo cantano ma fanno parte del gruppo. È il nonno del gruppo. Abbiamo Nicola Melfetano. Noi siamo solo una parte di quelli che ballano, perché abbiamo altre coppie, quindi quando facciamo le sfilate processionali siamo molto di più. Quindi stasera siamo in forma ridotta. Beh, cosa dire? Io, poi aspetta un attimo, voglio un attimo ringraziare giustamente gli organizzatori che hanno voluto che noi fossimo qui a questa manifestazione, ma in particolare Giglia Aurora, che veramente è stata di una gentilissima, cortesissima, proprio non vi dico come ci ha accolto. Voglio ringraziare il service, perché veramente ha avuto la pazienza con noi oggi ed è stato molto veramente bravissimo. Molto professionale. Quello che avete sentito dall'altra parte dovete dare merito a loro, quindi l'applauso maggiore secondo me va a loro, perché senza di loro non avremmo fatto sicuramente tutto questo. Bene, sembra che ho detto tutto, insomma. Cosa rimane la cosa più bella di questo gruppo? L'anima, il cuore e mia moglie. Io gli devo tanto. Applauso! No, io sono una persona comune, normale. No, lo voglio dire. Sono una persona che vede sempre. Io ho grinta, sono tenace, ma lei c'è veramente un cuore grande. No, non va bene, perché lo meriti, veramente un grande applauso. Io questa donna. Ma come si chiama? Naturalmente a me, io sono Angelina Biancardo, cantante, ballerino. Facciamo l'ultima tarantella tutti quanti insieme, anche con i ragazzi.